Lavori di realizzazione del teatro all'aperto nel quartiere Angeli, ristrutturazione dell'edificio di via Mauro Tumminelli o ancora riqualificazione e messa in sicurezza dell'area verde di via Luigi Rizzo e di quella tra via Montessori e via Mari, realizzazione di orti urbani in via delle Calcare, riqualificazione dell'area sportiva del piano di zona Geraci, dei campetti del quartiere San Luca, del campetto di via Dalmazia e di via Cesare Pavese, realizzazione della pista ciclabile in via Ferdinando I, via Trigona della Floresta, via Romita, di una pista di running a Pian del Lago, nonché lavori per attrezzare il foyer del Teatro Regina Margherita, il Centro Polivalente Michele Abbate o il Centro Culturale di Palazzo Moncada. Sono soltanto alcuni dei possibili interventi che fanno parte delle proposte dell'amministrazione in merito alla manifestazione di interesse a presentare progetti per interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili, di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie, un avviso che rientra nel programma operativo FESR 2014-2020. L'amministrazione comunale ha dunque incontrato i comitati di quartiere e i coordinatori delle consulte sport e cultura per discutere delle proposte individuate e anche di eventuali ulteriori idee avanzate al riguardo e su possibili nuovi progetti e proposte si confronteranno in un prossimo incontro. Diciamo che questa è quella che noi abbiamo sempre chiamato partecipazione, questa proprio cerchiamo di realizzarla nel concreto. Ecco, avendo individuato il bando, prima di produrre i progetti che già abbiamo, noi ci confrontiamo con la cittadinanza, nel caso specifico ci confrontiamo con la consulta della cultura e dello sport, che sono immobili, che devono avere questa destinazione nel bando, e ci confrontiamo con i comitati di quartiere che proprio in ogni caso rappresentano la città e i quartieri, perché nel bando è espressamente stabilito questo, per avere altre idee. Sostanzialmente noi porteremo avanti, certamente le idee che già abbiamo, ma ci confrontiamo con la cittadinanza per capire se ce ne sono di più interessanti e se ce ne sono di più utili a quello che la collettività vuole. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che noi intendiamo questo per partecipazione. Sono piccoli passi che ora finalmente cominciano a prendere piede. È stato un processo difficile, complesso, tante volte farraginoso, ma ora ecco, ci cominciamo a muovere meglio. Si parla di operazioni che daranno l'opportunità di riqualificare, ristrutturare e riconvertire gli spazi e il patrimonio edilizio pubblico, interventi suddivisi in azioni e funzioni, e cioè azione 1 funzione sociale, azione 2 funzione sportiva e azione 3 funzione di animazione socioculturale e partecipazione collettiva. C'è un minimo, chiaramente, di progetto deve essere già proposto dall'amministrazione per un quantum che è stabilito dal bando, sono 600.000 euro. E questo abbiamo fatto, però ecco, il confronto con la cittadinanza è determinante per garantire sempre quella partecipazione utile a tutti.